Che fai, parli da solo? Ah, riflessioni, fatti miei. Comunque tutto a posto, comandante. Buonasera. No, state seduti. Voi mi potreste essere padre. Io padre vostro. Ehi. Perché vi sembro troppo vecchio? Troppo giovane, semmai. Vicino a un vecchio come me. E poi voi siete un'altra cosa. Voi siete di lontano. Di lontano? Io sono napoletano. Sono di Napoli. Anche Napoli è lontana. Ditemi una cosa, comandante. Ma è vero che siete venuto qui a fare una legge nuova, a dividere le terre e darle ai contadini? Io voglio che ciascuno si pigli il suo e lo lavori in libertà, guadagnando onestamente, e che nessuno stia seduto sulla testa degli altri. Ma è sempre stato così, signore mio. Sempre c'è stato chi comanda e chi obbedisce. Il mondo cambia. Oggi ci sono le ferriere, i treni, il telegrafo. I miei due figli. Anche loro dicevano così, e che ne hanno avuto? Rovina. E sono ricchi, sapete. Io posso capire un bracciante che grida. Che c'ha da perdere? Ma uno che sta bene, che la terra ce l'ha, perché si deve rovinare? Infatti, sono proprio i braccianti che gridano. E perciò i vostri figli l'hanno presi, perché stanno coi braccianti. Ma non è vero. Come non è vero? I braccianti sono i primi a sputargli addosso, come a Cristo. Come a Cristo, già. Però alla fine ha vinto lui, no? E le cose sono cambiate. Non molto sono cambiate, se c'è bisogno di piangere tante altre lacrime. Sono cambiate. Oggi non è più tempo di Cristi, di Santi, di Madonne. Oggi ognuno deve fare la sua parte. Voi, i vostri figli, io, tutti quanti. Io non faccio niente. Voi, i miei due figli pazzi. Ma che sperate, dico io, ma perché lo fate? Perché? Perché è inutile saper parlare, è inutile studiare, è inutile leggere, è inutile scrivere. Se non si agisce. Comandante, io non capisco. Vi mandano i francesi. A noi non ci manda nessuno. È il popolo che ci ha chiamato. Il popolo ha bisogno di noi. Il popolo non chiama mai nessuno. Vi sbagliate. Ma non lo sentite che c'è il fuoco sotto la cenere? Ecco, noi siamo venuti a soffiare sopra questo fuoco. Ma perché? Perché lo fate voi che non vi manca niente? Voi siete un signore. Io voglio essere un uomo libero. E non si può essere liberi se non sono liberi anche gli altri. Mi spiego? Non vi basta la fortuna vostra, eh? Ma quale fortuna? La volete buttare via, questa fortuna? E per chi, poi? Domani nessuno vi dirà grazie. Ma io non voglio ringraziamenti di nessuno. Lo so, certo. Se riuscirò, saranno tutte quante lì ad applaudirmi. E se invece sbaglierò, mi sputeranno addosso. Lo so, certo. Ma anche questo servirà domani. Domani? Domani.